questo è quello che rimane dell'Ilside e dei rifiuti che sono stati stoccati qui. Non sappiamo se in maniera abusiva o lecita, ma questo grande fumo che vedete, questa enorme nuvola di fumo tossico e i resti, guardate, è una distesa praticamente infinita di grossi cumuli di plastica combusta tossica e nociva, sono praticamente la testimonianza macabra di quello che è successo in queste ore e che sta ancora succedendo in provincia di Caserta, in piena terra dei fuochi. Noi siamo all'interno dell'Ilside, ieri qui c'erano fiamme alte 15 metri, questo è il lavoro fatto, quello che hanno potuto fare i vigili del fuoco, perché è difficilissimo spegnere questi fuochi, tutto sta bruciando ancora e tutto sta andando nella biosfera, nell'aria di questa zona della piana del Volturno, una delle zone più fertili in Italia, era una delle più incontaminate, oggi rischia di essere, sotto il profilo ecologico e ambientale, una delle più contaminate d'Italia. Questo è il resto di ciò che resta dell'Ilside. I capannoni che sono qui si possono vedere. Ecco, questo capannone può crollare da un momento all'altro perché è completamente bruciato. All'interno c'è ancora del materiale tossico. Il rischio di nuove fiamme non è ancora scongiurato.